La vita del partigiano, no, o l'azione del partigiano non è il soldato in trincea. Arrivi, colpisci e scappi via. Quindi ecco perché non, a volte non c'erano morti. No? Infatti, ecco, io vi racconto le 10 giornate le 10 giornate della brigata, che possiamo dire dai primi giorni dal 1º marzo o dai primi giorni o dall'ultimo di febbraio, no? Incominciando con il disarmo della caserma di Rivo Tutri, Labro, le case di Poggio Bustone, le case dei fascisti. Non ci abbiamo avuto mai neanche un ferito, no? E la battaglia appunto di come si chiama, là, di Poggio Bustone, che è stata una cosa veramente grossa. Noi la notte appunto avevamo disarmato la caserma di Cantalice. Però ecco, una premessa. Prima di questo, normalmente avevamo sempre la possibilità di avere un abboccamento con la forza che esisteva nella caserma. Ecco perché anche non succedeva, come si dice, che c'erano morti tra noi, no? Che c'era una specie di intesa e poi dopo anche collaborazione, perché qualcuno dei carabinieri, qualcuno dei militi veniva a collaborare direttamente con noi partigiani. Le metà, per esempio, di novembre, un gruppo armato al comando di Boro Mesicuchis lungo la strada col fiorito Foligno distrusse un camion fascista. Era una delle prime azioni in quella zona. Sono uccisi 4 e disarmati 2 fascisti. Vengono sequestrate diversi fucili, pistole, abbandonate munizioni, abbondante, scusate. Si distinguono per il valore nostri combattenti. Dušan, Duda Muhadinovic e Vojo Ivanovic che non sono vivi più. Scontro con i tedeschi l'avemmo il 20-22 settembre, il giorno preciso io non me lo ricordo. L'automezzo dei tedeschi fu dato alle fiamme, però recuperammo molto materiale che fu mandato subito al centro a Roma e che distrutto era di valore molto importante. Mi pare, il 20 settembre ci fu un attacco a una camionetta tedesca, a un mezzo tedesco sulla strada che da Piedeluco porta a Leonessa, vicino alla cassa cantoniera cosiddetta. Cioè il 20 settembre già ci fu una prima azione. Cioè ecco, questi gruppi organizzati qua e là, intanto si organizzavano, recuperavano le armi, cercavano di provvedere per i rifornimenti e cercavano di fare qualche attacco. Prima azione appunto avvenne il 20 di settembre. Ci abbiamo avuto soltanto uno scontro ad Arquata del Tronto dove infatti fu ucciso il nostro partigiano. Erano due sentinelle che stavano sulla strada, dalla strada provinciale, immetteva in questa frazione. No, alla mattina all'alba sono stati attaccati da un gruppo di repubblichini e c'è rimasto morto un partigiano. Adesso vi posso raccontare l'episodio che ho avuto con lo scontro con i tedeschi a Marmoli. Noi siamo partiti da casa Bartolini la Madonna dell'Ustioppo, la zona Madonna dell'Ustioppo si chiama. Siamo partiti che avevamo un appuntamento, in due eravamo, io e Bruno Pulci, Bruno di Spoleto. Siamo andati giù, avevamo un appuntamento con Fossatelli Armando, che ci doveva portare del pane, no? Dalla sua montagna, con tanti compagni che non c'aveva. Non andate, quando siamo stati lì, erano venuto tardi, le 9. Quando siamo stati per la strada, avevamo cominciato a sentire la mitraglia dalla zona di Via di Lugo, avevamo cominciato a sentire qualche sparo di mitraglia, ma noi camminavamo, non sapevamo niente. E portavamo l'asino del padrone del casale, del Bartolini. Andiamo giù, siamo stati lì a Marmara, alle 8 non si vede, alle 9 non si vede, Fossatelli. Quando sono stato verso le 11, avevamo sentito camminare, allora ecco Fossatelli. Noi siamo avvicinati. Siamo avvicinati, quando io portavo anche il mitra in sicura, perché Fossatelli, quando sono stato vicino, gli ho detto, chi vola col mitra? Ho detto, che mi ha acceso una lampadina, sa, quelle lampadine elettriche, e con la pistola, era un ufficiale tedesco. Allora, quando ha visto il ufficiale tedesco, Pulci Bruno, che è De Spoleto, De Montefalco di Spoleto, gli si è lanciato addosso, no? Si è lanciato addosso, ma lui gli ha alzato sulla mano la pistola e questo gli ha sparato a Pulci Bruno. Allora io,
con la cassa del mitra gli ho dato sulla testa a questo qui e l'ho buttato per terra. Però lui, Bruno, questo Bruno aveva finito una pallottola qui e un'altra di qua, gli erano passate parte a parte. Allora questo qui, quando ha fatto, quando è cascato per terra, questo ha strillato. Oh, poi ha detto una parola in tedesco, io non ho capito. Allora ci hanno cominciato a mitragliare da lontano, da verso il punto, hanno cominciato a sparare con la mitra. Io mi sono messo questo qui ferito sulle spalle e cercavo di scappare, mi fischiavano le pallotte da tutte le parti, però l'ho portato in salvo. L'ho portato in salvo perché sono stato giù dentro a una località che si chiama Olificaroni, sotto alla montagna, sotto verso la cascata delle Marmore. E dopo questo qui era ferito, si dava, dice va a vedere quello che succede su sopra. Vado a vedere, sono andato su un'altra volta, andavo a vedere. Quando sono andato a vedere sentivo, quando sono andato sopra ho sentito a strillare un vecchio del paese di Marmo, un certo Pietro Montesi, che dopo che l'ammazzarono sul posto. Si diceva, vigliacchi, delinquenti, che cosa volete da me? Allora ho visto io, quando ho visto che gli hanno sparato, no? Proprio lì, dove sta il monumento, gli hanno sparato. Questo qui è cascato giù, si è preparato con la mano, mi ha parlato da qui la mano e qui, però è morto subito. Allora io, quando ho visto che hanno ammazzato Montesi, ho pia portato una bomba di quelle tedesche col manico, ho piato perché loro stavano, hanno ammazzato Montesi e poi cercavano di montare, salire sopra un camion, stavano salendo sopra un camion per scappare via. Allora io gli ho lanciato questa bomba a mano, ho sentito tanti strilli. E dopo sono venuto, c'è stato pistola a quartiere, rimasto ferito, senza una gamba, rimasi. E poi io sono scappato via di nuovo verso giù l'amico mio. Quando sono verso lì, mi sono visto un mitra puntato di un fascista paesano che conosco. Non faccio il nome, perché è un fascista paesano che conosco, allora io gli ho sparato. Lui mi ha chiamato il nome e io gli ho sparato e ho pigliato qui, porta ancora in giro per il paese con una orecchia bucata e una spalla. Perché lui mi disse, io non ti ho sparato e tu mi hai sparato, mi dice Vigliacco sei tu, e me ne andai, allora sono stato lì fino alla mattina a giorno e non vedo nessuno, dopo mi sono affacciato quando era giorno, ho visto una donna lì. L'ho chiamato il nome, dice, dove vai? Perché mi conosceva, perché ero partigiano, lo sapeva. Dice, non usci fuori, andavo a vedere, ci stanno i tedeschi, ci hanno ammazzato Montesi stanotte. Dico, guarda, io so tutto, l'ho visto tutto quanto. Dico, c'aveva un ragazzino, lei, dico, mi mandi questo ragazzino a casa mia, che stavamo vicino. Gli dice a mio fratello, io sono rimasto ferito, e mi serve un po' di vatta e un po' di spirito dentro di io. Infatti, andato là, questo ragazzino me l'ha portata questa roba qui. Mi portò anche un pezzo di pane col prosciutto, mi mandarono. Quando sono stato giù, ci stava una forma d'acqua, no? Quando andavo giù sopra questa forma d'acqua, ho scivolato, per appoggiarmi con la mano il pane col prosciutto, mi è andato via dentro la forma dell'acqua, e così neanche a mangiare. Allora andavo giù, ho fatto col coltello, ho fatto un pezzo di legno, appunto così, no? Poi con la vatta così, gli passavo dentro le ferite, dentro e fuori, gli facevo questi strilli che facevo, perché gli faceva male, gli bruciava.